Io direi di iniziare allora. Buonasera a tutti, grazie per la vostra presenza. Partirei subito dal punto numero uno all'ordine del giorno: convalida degli eletti alla carica di sindaco e di consiglieri comunali, giuramento e giuramento del sindaco. Il segretario vi legge i nominativi con i rispettivi voti. Dobbiamo procedere alla convalida degli eletti dell'elezione dell'8 e il 9 giugno. Abbiamo qui il verbale dell'unico ufficio elettorale di sezione che ha praticamente rassegnato questi risultati. E la lista, sapete che era una lista unica, non avevamo altre liste, per cui i voti, vi riporto le cifre individuali dei consiglieri poi risultati eletti. Ricordo che, essendo appunto una lista unica, sono risultati eletti tutti e 10 i consiglieri comunali, ovviamente oltre al sindaco, e quindi sono in 11 in tutto. Allora, in ordine vi leggo: Steri Luigi, 361 voti di cifra individuale. Questa cifra è composta dai 321 voti della lista più naturalmente i voti di preferenza che ciascun candidato ha riportato. Testini Mauro 360, Cattaneo Enrico 348, Taddei Davide 343, Ferrari Daniele 343, Riva Andrea 341, Pedrotti Michele 340, Martinazzoli Silvia 335, Tonon Rosaria 334, Bondioni Agostino 322 voti riportati. Per cui, se tutti siete d'accordo, non sussistono cause di incompatibilità, incandidabilità, inconferibilità, e per cui possiamo procedere appunto. Io metterei in votazione favorevoli, contrari, astenuti. Unanimità. Adesso, dopo questo voto di convalida, possiamo procedere al giuramento del sindaco, che il testo unico degli enti locali prevede con una formula molto stringata ma efficace. Aspetta, perché qua bisogna imparare, Ok. Sei. Okay, adesso ci alziamo in piedi e il sindaco legge la frase. Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana. Grazie. Grazie. Ci possiamo sedere e adesso procediamo alla dichiarazione di immediata eseguibilità. Ecco, data dichiarazione perché è di immediata esecutività. Un'altra votazione. Chi è favorevole? Contrari? Favorevole? Astenuti? Unanimità. Unanimità. Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno, oggetto comunicazione al Consiglio Comunale da parte del Sindaco della composizione della Giunta Comunale, discussione ed approvazione della proposta di indirizzi generali di governo. Nel ruolo di Vice Sindaco a Sterli Luigi, direi di battere le mani come Vice Sindaco. Testini Mauro come Assessore. Questo qua abbiamo il programma, ma penso che qualsiasi, i nostri l'hanno già letto, voi che siete spettatori, diciamo, penso che l'avrete già visionato. Vabbè, la nostra lista si chiama Vivere Insieme 2004-2029, non direi di non aggiungere altro, non sto qua a elencarvi tutto il programma, passerei alla votazione. Va bene, se per cui va tutti bene, procediamo. Mettiamo in votazione l'approvazione del programma, praticamente è la presa d'atto delle nomine del vice sindaco, dell'assessore e del programma che è legato alla delibera. Pongo in votazione: favorevoli, contrari, astenuti. Approvato anche questo qua, mi sembra che è immediatamente esecutiva. Allora un'altra votazione: favorevoli
Contrari, astenuti. Approvato. Passiamo al terzo punto all'ordine del giorno. Indirizzi per la nomina di sensazione di rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni. E vabbè, per le nomine e designazioni competenza specifica per grado di istruzione o per esperienza lavorativa o professionale sulle attività che costituiscono gli scopi dell'ente, azienda o istituzione. Ogni rappresentante eletto deve all'atto della nomina avere allegato il curriculum che dimostri il grado di istruzione, esperienza lavorativa o professionale. Ogni rappresentante deve all'atto della nomina dichiarare non versare in situazioni di ineleggibilità, incompatibilità, inconferibilità e incandidabilità con l'incarico e di conformarsi agli indirizzi dell'amministrazione comunale che rappresenta. Per la revoca, questi sono i criteri: quando i rappresentanti non osservino le linee di indirizzo politico-amministrativo sottoscritte in sede di nomina, quando non svolgono un'azione amministrativa coerente col documento politico-amministrativo sottoscritto in sede di nomina, quando non intervengono al numero 3 sedute consecutive del Consiglio di amministrazione dell'ente senza giustificato motivo. Per la decadenza, ovviamente, perdita dell'elettorato e dei requisiti a rivestire la carica di consigliere comunale, e questa insomma le cause di decadenza. Perfetto. Qualcosa, qualcuno chiede qualcosa? D'accordo. Mettiamo in votazione anche il terzo punto. Favorevoli, contrari e astenuti. Approvato all'unanimità. Immediatamente esecutiva anche questa, dunque dobbiamo votarla subito anche questa. Contrari, favorevoli. Passiamo al quarto punto. Nomina dei rappresentanti del comune in seno al Consiglio dell'Unione dei Comuni dell'Alta Valle Camonica. Vabbè, questo dobbiamo fare la procedura perché viene fatto lo scrutinio segreto. Procediamo nella... Da dire che non, siccome c'è una lista unica, ovviamente anche qui non bisogna garantire ovviamente la minoranza, perché la minoranza non c'è. Saranno i son due o sono tre, io più due. Sì, per il Consiglio Unione dei Comuni, il sindaco di diritto più i due consiglieri che si propongono, che sarebbero due, uno di minoranza, ma non essendoci la minoranza ne vanno tre di maggioranza. Io allora la mia proposta è come delegato Testini Mauro e Cattaneo Enrico. Procediamo nella votazione. Distribuiamo adesso le schede. Distribuisci tu. Fa tutto lui? Sì. Quindi indicate pure i due nominativi sulla due nominativi da eleggere. Lo sfoglio, allora, si dice per gli scrutati, che sono lui, poi c'è anche il Michele, se vuoi, buongiorno. Dobbiamo soltanto... Contale prima, sono 11. Leggere, dai. Testini Mauro, Cattaneo Enrico. Cattaneo Enrico. Testini Mauro, Cattaneo Enrico. Testini Mauro, Cattaneo Enrico. Testini Mauro, Cattaneo Enrico. Cattaneo Enrico, Testini Mauro. Testini Mauro,
Cattaneo Enrico. Testini Mauro, Cattaneo Enrico. Cattaneo Enrico e Mauro Testini. Testini Mauro, Cattaneo Enrico. Cattaneo Enrico, Testini Mauro, Tomasi Stefano. Che è Tomasi Stefano? Nulla. Non se la consideriamo nulla, tanto sono stati eletti lo stesso. Era l'altra, scusa. L'ultima, erano qui tre. Erano qui tre qua. Sì, c'è il mio in più. Vabbè, che tanto il sindaco di diritto. Sì, di diritto il sindaco. È di diritto, quindi. Va bene, dai. Quindi c'è un voto in meno però per Mauro, mi pare, no? C'era solo un caso, un cattaneo. Sì, c'era solo un cattaneo. Per Mauro, per Enrico. Era per Mauro? No, c'era un cattaneo di due. Controllate se... Sì, sì, sì. Quindi, va bene, vengono proclamati eletti il cattaneo Enrico con 11 voti e Testini Mauro con 10. Ok. Possiamo anche qui dichiarare l'immediata eseguibilità. Anche qua procediamo anche qua con l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Unanimità. Ok. Passiamo al punto numero 5. Nomina dalla Commissione elettorale comunale ai sensi articolo 10 legge 21-12-2005 numero 270. Anche qua dovremmo andare a fare uno scrutinio. Ecco, in questo caso il sindaco, siccome è membro di diritto, non partecipa alla votazione per un'espressa disposizione di quella legge e quindi dobbiamo procedere alla distribuzione delle schede, non al sindaco. Dico, faccio la votazione. Sì. Allora, cominciamo sono sia gli effettivi, che cominciamo col giro dei effettivi. Facciamo la votazione per gli effettivi. Effettivi, che sono, io propongo, Pedrotti, Martinazzoli e Tonon. Quindi anche qui non c'è la minoranza, pertanto siamo possono esprimere anche tre preferenze, non una sulla scheda. Quindi si possono indicare tre preferenze. No, elettorale questa. Sì, no? Sì, non no, certo. Allora Pedrotti, Martinazzoli e Tonon. Questi sono i nomi proposti. I proposti che propongo. Pedrotti, Martinazzoli, Tonon. Pedrotti, Martinazzoli, Tonon. Martinazzoli, Silvia, Tonon, Pedrotti. Pedrotti, Tonon, Martinazzoli. Pedrotti, Martinazzoli, Tonon. Pedrotti, Martinazzoli, Tonon. Pedrotti, Martinazzoli, Tonon. Pedrotti, Martinazzoli, Tonon. Martinazzoli, Tonon, Pedrotti. Pedrotti, Tonon, Martinazzoli. Ok, quindi risultano eletti come membri effettivi della commissione elettorale Tonon, Martinazzoli e Pedrotti. Quindi Martinazzoli Silvia, Tonon Rosaria e Pedrotti Michele. Okay. Procediamo alla distribuzione delle schede per i membri supplenti
Sempre 10 schede da distribuire, sempre lui esconde. Allora per i supplenti sono Testini Mauro, Sterli Luigi e Cattaneo Enrico. Questi sono due che dobbiamo votare, però non li avevamo indicati, forse dobbiamo sceglierli adesso. Che faccia questi qua, quali sono? Sono in commissione per il giudice popolare. Chi è che mettiamo? Tanto non serviranno mai. Non so, e tu? Arriva Andrea, no? Andrea, e lui è Taddei. Taddei, dai, la commissione per i giudici popolari. Perché Andrea? Anche per tutti gli stessi, tanto chi ne comincia che prende male, perché... ma se dai mettiamo Pedrotti, Pedrotti, sì, o la Rosaria, per la commissione dei giudici popolari, non andrete mai, va bene una lata che mettiamo e un altro, che non avevano ancora nominato, una cosa che non si fa mai. Sestini, Sterli, Cattaneo. Allora fai là. Testini, Sterli, Cattaneo. Cattaneo, Sterli, Testini. Testini, Sterli, Cattaneo. Sterli, Cattaneo, Testini. Testini, Sterli, Cattaneo. Testini, Sterli, Cattaneo. Testini, Sterli, Cattaneo. Testini, Sterli, Cattaneo. Cattaneo, Sterli. Cattaneo, Sterli. C'è un testimone. Okay. Quindi risultano proclamati come membri supplenti Cattaneo Enrico, Sterli Luigi e Testini Mauro, con 10 voti i primi due e 9 Testini Mauro. Quindi risultano proclamati eletti loro. Ok. Procediamo all'immediata esecutività anche di questa. Favorevoli, contrari, astenuti. Approvato, all'unanimità. Ok. Passiamo al punto numero 6, nomina della commissione per l'aggiornamento degli elenchi comunali dei giudici popolari. La mia proposta sono la Silvia e la Rosaria. Ok. Distribuiamo le schede, qui vota anche il sindaco. Sì. Sì? Mi avete dato la scheda? E già cominciamo che fa un votare. E ti hanno procurato per... Ago. Martinazzoli Tonon. Martinazzoli Tonon. Quindi con 11 voti risultano eletti Tonon Rosaria e Martinazzoli Silvia della Commissione per i Giudici Popolari. Ok. Mettiamo anche questo qua immediatamente esecutiva. Sì. C'è l'immediata esecutività. Contrari, astenuti. Ok. Procediamo al punto numero 7. Nomina dei membri della Commissione per la concessione
dei benefici economici di cui è l'articolo 12 della legge 24 del 241 del 1990. Allora, io i quattro candidati sono Tonon Rosaria, cinque, Tonon Rosaria, Pedrotti Michele, Martinazzoli Silvia, Cattaneo Enrico e Ferrari Daniele. Questa la votiamo per... Questa qua la facciamo per alzata di mano. Chi è favorevole? Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? Approvata anche qua, c'è l'immediata esecutività anche questa. Sì. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Ok, unanimità. Adesso alla fine del consiglio chiedeva la parola. Esatto. Io adesso passerei la parola al vice sindaco Luigi Sterli e poi se anche Mauro vuol dire qualcosa, comunque adesso sentiamo un attimino Luigi. Buonasera, ringrazio i presenti qui in sala stasera e ringraziamo tutta la popolazione che ci ha dato questa fiducia. E credo che ci sia in italiano una bella parola, spesso purtroppo molte volte dimenticata, e di questa parola noi questa sera vogliamo ricordarci. Questa parola si chiama riconoscenza. Noi questa sera vogliamo essere riconoscenti a una persona che ha dato tanto per il suo paese, ha dato tanto per questo comune, ha dato tanto per i suoi cittadini durante gli ultimi 15 anni di mandato. Questa persona è qui accanto a noi, questo significa che non ci sta abbandonando in un segno di perfetta continuità con quello che è stato il passato, è stato e sarà un meritevole e gradevole compagno di viaggio, oltre che un amico, e continuerà ad esserlo per i prossimi 5 anni con noi. Chiedo a Michele di Mauro per cortesia di alzarsi. Allora, questa qua è una targa che abbiamo voluto far noi per riconoscimento all'ingegner Mauro Testini, con infinita riconoscenza per la personalità, l'impegno e la disponibilità dimostratati nei confronti della nostra comunità durante i 3 mandati come sindaco del comune di Vione dal 2009 al 2024. Desideriamo esprimere la nostra sincera gratitudine. I componenti del gruppo Vivere Insieme: Stefania Bonavetti, Agostino Bondioni, Enrico Cattaneo, Enzo Quatti, Daniele Ferrari, Dario Ferrari, Silvia Martinazzoli, Federica Pedrotti, Maria Pedrotti, Michele Pedrotti, Stefano Pomidossi, Andrea Riva, Davide Riva, Stefano Riva, Agostino Rossi, Attilio Rossini, Giancarlo Sembinelli, Luigi Sterli, Davide Taddei, Edoardo Tomasi, Lorenzo Tomasi, Stefano Tomasi, Rosaria Tomasi, Il segretario, dottor Onofrio Caforio, con il personale dipendente, la tua gente. Grazie Mauro. Penso che adesso Mauro due parole le vorrà sicuramente dire. Sì, dai. Anche se. Cerco di un po' di emozione. Non li ho contati tutti, ma sono tre quarti del paese. È una bella squadra. Mentre leggeva questa bellissima targa, ho notato una cosa che, come dire,
non ho mai avuto l'abitudine di fare, che era firmarmi ingegnere come sindaco, perché chiunque può farlo senza che questo sia necessariamente legato alla sua situazione scolastica piuttosto che altre cose. E mi è venuto in mente che quando mi ero laureato i miei compagni mi avevano un po' preso in giro, invece che scrivere ingegnere mi avevano chiamato geometra, visti i miei trascorsi, e si erano messi a ridere praticamente tutto i presenti, ma soprattutto non pensavo che fossero, in questi anni passati quasi, saranno 40 consiglieri, che, ai quali non posso che esprimere tutto il mio personale ringraziamento, non fosse altro perché questi 15 anni credo non sia praticamente mai successo che ci sia stato un contrasto piuttosto che un voto contrario. E vi assicuro, facevo il conto qualche giorno fa, credo avrei fatto qualche centinaio di votazioni, per cui può capitare, insomma, che ci sia qualcuno che la pensa anche solo leggermente in maniera diversa, per cui grazie ancora veramente, scusate un po' l'emozione, ma mi permetto, approfitto di questa cosa innanzitutto per ringraziare anche questa tornata, che non sarà sicuramente, non sono mai facili i 5 anni amministrativi, ma andiamo incontro a un periodo che a cavallo del PNRR sarà un periodo sicuramente molto complicato, perché ci sarà sicuramente una fase adesso in cui dobbiamo mettere a cantiere degli importanti investimenti, e poi non so cosa succederà quando il PNRR finirà e come dovremo cercare in qualche modo di lavorare, ma credo che in questi anni, molti di voi sono qui da quando c'era l'arredamento, insomma qualche percorso l'abbiano individuato, a partire dal sindaco Stefano, che in questi anni è stato sempre presente e impeccabile nel suo ruolo. Luigi lo conosciamo, penso che la squadra abbia tutte le condizioni per fare bene. Ci tengo a indicare che siamo partiti subito con la logica della squadra, e la logica della squadra si misura quando i membri della squadra fanno un passo indietro, un passo di lato. E questo per dire, avrete notato nella configurazione della giunta che è un po' asimmetrica rispetto alle abitudini che abbiamo di avere un rappresentante per ogni paese, premesso che non è scritto da nessuna parte che sia così, ma per una serie di tradizioni e forse anche di giusta rappresentatività, questa era la consuetudine. Oggi abbiamo una fase che spero durerà qualche tempo, ma il meno possibile, che abbiamo ritenuto necessaria perché interrompere il mio ruolo, soprattutto nei confronti di alcune situazioni che sono sul campo, dei cantieri, che ce ne sono ancora 4 o 5, di cui personalmente ero il responsabile della sicurezza, il responsabile direttore lavori e quant'altro. Interromperle in questo momento avrebbe creato un grave danno per l'ente, sospendere le attività, aspettare che venisse indicato un'altra figura, sempre che la si trovi, che si fossero recepite le risorse per poter fare tutta questa serie di attività, quando magari, e dico magari sperando che sia anche meno, tra luglio e agosto questa vicenda finisce lì, tra l'altro rischiando anche di perdere forse anche qualche contributo. Abbiamo fatto questa disamina in maniera molto pacifica, molto di squadra, e personalmente mi sono fatto carico ancora di qualche mese in questo ruolo, portando via magari il ruolo a qualcun altro, ma vi assicuro la volontà è quanto prima di ripristinare le condizioni, diciamo così, ordinarie,
è tutto solo per l'interesse dell'ente, per cui credo che un applauso a chi ha fatto un passo indietro. Allora. Visto che sapevamo che finiva un po' con la lacrimuccia e con la commozione, non volevamo finire la serata con la commozione, abbiamo pensato un po' a una sorpresa. A una sorpresa, a una nota di colore, anzi di tricolore, una nota di tricolore. Vero? Volevo aprirla. Ecco qui, qui abbiamo una maglietta, cosa sarà mai questa maglietta? Qui abbiamo niente di meno che la convocazione nella nazionale di Skyrunning. Sapete che abbiamo avuto ospiti. Abbiamo avuto ospite la nazionale di Abbiamo avuto ospite la nazionale di Skyrunning l'anno scorso. E questo è un messaggio di convocazione del CT Mattioli. Ti premetto che la taglia L era la più grande che avevano, perché la XL non hanno nessun atleta XL, quindi vorrà dire che il tuo obiettivo sarà quello di entrare nella maglietta. Vi leggo il messaggio che è pervenuto dal commissario tecnico della nazionale di Skyrunning, Roberto Mattioli. Oggetto: convocazione nella nazionale di Skyrunning per gli anni 2024-2029, quindi per 5 anni sei a posto. In base agli straordinari risultati conseguiti negli anni 2009-2024, durante i 3 mandati come sindaco del comune di Lione, viene convocato nella nazionale di Skyrunning per il periodo in oggetto Mauro Testini. Considerate anche le straordinarie prestazioni ottenute nelle numerose fiaccolate in commemorazione dei caduti di tutte le guerre, tenutesi tradizionalmente in occasione dei festeggiamenti della Sagra di Cima Bliss, alle quali ha sempre voluto partecipare correndo nel tratto più impegnativo in salita, nonostante l'incarico istituzionale. Cordiali saluti, Roberto Mattioli, il CT della Nazionale di Skyrunning. Permetto solo una battuta, al di là che ho 5 anni di tempo per riuscire a entrare nella maglietta, però è veramente una bellissima sorpresa. Cavoli, aver fatto tutto questo lavoro con uno zaino del genere, non si direbbe con quella. Però ci proverò. Comunque veramente grazie di questa bellissima sorpresa, particolarmente gradita. Mi impegnerò a cercare di rientrare. È veramente durissima. Vorrei dire due cose anch'io, poi chiudiamo. Innanzitutto voglio ringraziare tutta la squadra che ho avuto l'onore di avere insieme, spero per 5 anni, e avervi sempre con me. Ringrazio in particolare Davide e Daniele Ferrari. Dare il passo, non dico indietro, il passo di lato per il discorso assessorato, ma come va spiegato bene Mauro, è molto importante questa cosa. Comunque, visto che in questo periodo vi siete dati da fare, mi chiamate e mi dite le problematiche, Davide già per 2 o 3, Daniele, Ide e Michele, e non importa se non c'è l'assessore, l'importante, come vi ho detto, se c'è un problema chiamate, se avete delle idee, sia alla Daniela, alla Silvia, all'Altonon, a Michele, a tutti, vabbè, loro ormai sono esperti, l'importante è chiamare, informarci, che noi siamo sempre pronti a intervenire. E questo qua, so che Davide è molto pratico, Daniele è anche un geometra, all'occhio anche più vigile su certe cose, Davide è bravissimo sulle farci risparmiare corrente, in questi anni ha fatto un ottimo lavoro, che stiamo risparmiando, dall'anno prossimo risparmieremo parecchi soldini con i progetti che ha fatto lui. Grazie a tutti, grazie Agostino, grazie Silvia, grazie Tonon, grazie Michele, grazie Andrea, Enrico, grazie a Mauro, a Luigi, grazie a tutti, in bocca al lupo a tutti. Buonasera e grazie.